Sento selva, sento selva, sus montagna. Papà! Donde nasce l'aere puro che respiro. Sento selva, sento selva, sias tu rio. Donde nasce l'acqua pura che bebemo. Io desidero vedere la mia anima per vedere la mia nascita. Io sono qui in spirito in questo regno per vedere la mia anima. Riconosco certi difetti, conosco la mia anima imperfetta come qualcosa che scelgo di migliorare. Ti calo, fai la ninna, fai l'amore. Taci duzzi agnuniati, tarunidu su acciuccati, piru sonno piccalo, fai la ninna e fai l'amor. Piru sonno piccalo, fai la ninna e fai l'amor. Lagni duzzi dormigliosi, hanno l'occhi mensi chiusi, filu sonno piccalo, fai la ninna, fai l'amor. Filu sonno piccalo, fai la ninna, fai l'amor. Boca marinaro, calu cielo non è chiaro, piru sonno piccalo, fai la ninna e fai l'amor. Piru sonno piccalo, fai la ninna. Un rito della luce che conferma ancora quest'anno la grande potenza della conoscenza, una conoscenza che tutto il giorno alla piramide di Montadafermo si è manifestata grazie alla presenza di oltre 300 artisti, artisti che con tutte le discipline, dalla musica al teatro, alle performance, alle sculture, hanno rianimato un territorio che purtroppo quest'anno è stato violentato da una grande ferita, una ferita di quell'essere male. Ecco, quel giorno a Montadafermo si è visto chiaramente la differenza fra il bene e il male. Il male di una società che sceglie di bruciare la propria terra per affare è un bene che ancora ritorna su quella morte stendendo sudari di tulle bianco con queste bellissime installazioni. Allora abbiamo sentito la necessità proprio quel giorno insieme con gli artisti e anche con la stampa di firmare un manifesto etico, civile, politico di ammonimento e anche di essere un po' forti e duri, perché proprio quel giorno abbiamo voluto dire che gli uomini e le donne che bruciano la propria terra, a prescindere dalle responsabilità penali, ecco, cosmicamente, universalmente e civilmente, devono essere soltanto maledetto. Deve essere maledetto quell'uomo che accende il fuoco per distruggere e deve essere benedetto quell'uomo che invece accende il fuoco della conoscenza, un fuoco della conoscenza che è la piramide che quest'anno è stata anche rigenerata dalla bellissima installazione del tunnel di Mauro Staccioli, un tunnel di iniziazione alla bellezza che passando proprio
dall'oscurità, da un percorso di quell'essere buio ti restituisce sempre la luce. E la luce, il nome della piramide, è la luce del sapere, di quella conoscenza, che è la potenza più grande che l'uomo ha a disposizione, perché come dico sempre io, la conoscenza più la consegniamo con il cuore e più lei aumenta. Ecco, a Motta d'Affermo quel giorno abbiamo assistito a una consegna di conoscenza di valore universale e abbiamo bilanciato universalmente quel doppio, quella dicotomia dell'essere umano che da una parte come una bestia, come un criminale, come un animale brucia tutto e consegna ai propri figli la morte, perché consegnare territori bruciati come quello di Motta d'Affermo o a Cefalù o come in tutta la Sicilia, ecco allora non stiamo lì a parlare della mafia, dei pascoli, dell'autocombustione, stiamo parlando di maledizione. Questi uomini devono essere maledetti, perché un uomo, un padre che brucia deve avere solo maledizione. Questo è stato il senso civile e anche spirituale che abbiamo voluto affermare con il rito. Il rito conferma ancora una volta che quando si sceglie l'arte, la cultura, e da oltre un mese che sono riuscito a far parlare ancora per l'ennesima volta bene di questo territorio, un territorio che non vuole essere né mafia né antimafia, ma vuole essere presidio di bellezza. E questa è quest'altra conferma della mia scelta politica di bellezza, conferma che come l'arte e la cultura riesce a sempre rianimare e a consegnare parole di futuro. Quindi questa è stata una delle ultime mie attività anche di affermazione, ecco, del grande potere dell'arte e della cultura, a prescindere di qualunque discorso. Quindi possiamo essere soltanto felici, ma non soltanto noi, ma anche tutto il territorio, che invece di guardare queste ferite di morte, ecco, almeno in questi giorni gli è stato restituito una via di luce e di conoscenza. Ecco, questa è l'arte, questa è la bellezza, questi sono gli uomini che servono la devozione alla bellezza, che ancora oggi abbiamo avuto, anche con un po' di stanchezza, abbiamo avuto la forza di poter affermare e di consegnare al futuro. Con anche il mare, 100 giardini, con anche il mare.
facemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amanti questi, che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò tutto tremante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non mi leggemmo avanti. Da Candida, come l'altro. Chissà che pensava. Allora uscì il vento su tono e un silenzio di vita. Pensava che un nene, i sani da sutta si rammogliolavano. E un silenzio, padrone mi disse: figlio mio, un parlare. E catomano de canta la unica tenera la sera. Benché l'onda devi camminare, non devi rivolgere. Benché l'onda delle parole con le tue braccia sempre. Signore e signori, ecco a voi il silenzio. Che cos'è? La luce è un cosmo. Ogni cosa ha una sua crepa. E da quella crepa entra la luce. Come voci battono sui vetri delle finestre per infrangersi e perdersi nell'immensità della notte. Cercano vuoto nel buio per donare gratuito tepore. Si aprono e schizzano i raggi di luce come saette inarrestabili. Tutto confondono, tutto vedono. Ma guarire non possono, e di buio e tetro, e amore vivere vuole. L'occhio non può catturare il suo bagliore, il mare non può riflettere in eterno. La terra, il perpetuo sole non vive, anche se l'uomo vuole. Tutto ha un tempo. Le stelle compaiono di notte, in scintillante bellezza, fosforo e fantasia. I sogni la cacciano per consegnare al buio i desideri. Le piante la cercano e di notte la lasciano per dormire in freschezza. Non c'è nulla senza di essa.